Cosa fare se lei sparisce anche dopo aver fatto una chat perfetta? Come sempre, io vi ricordo che sono disponibile per consulenze private a pagamento, perché se volete approfondire i temi che tratto sul canale o perché avesse una situazione particolarmente complessa da sbrogliare. Per saperne di più, link in descrizione. Allora, se hai fatto una chat perfetta, lei non dovrebbe sparire, però posso capire che l'eventualità c'è. Quindi se lei sparisce, è perché forse la chat non era perfetta, o forse lei non era la ragazza perfetta per te. Cosa fare in questo caso? Assolutamente niente. O meglio, sì, ci sono delle cose che puoi fare, magari aspettare un attimo e poi scriverle, mandarle un messaggio che le faccia capire che ha fatto una cosa molto brutta, che ti ha fatto un po' arrabbiare questa cosa qua, nel senso che non si può sparire così dopo che avete una conversazione, una chat, sta funzionando, eccetera. Almeno più che ti ha fatto arrabbiare, ti ha deluso, perché dici, guarda, mi aspettavo altro da te, invece sei come tutte le altre, prendi e sparisci quando magari la situazione si fa un pochettino più avvincente, piccante, quello che vuoi. Insomma, come detto più volte, i motivi potrebbero essere molteplici. La chat non era perfetta, come detto all'inizio, la ragazza non era perfetta perché? Perché magari nella sua vita stanno accadendo cose che tu non sai, che non ti ha spiegato, che non puoi comprendere e che non potevi impedire. Quindi così è andata. Cosa fare in questo caso? All'inizio io consiglio assolutamente niente. Quindi lo ribadisco, niente, niente, niente. Aspettare. Spesso capita che una ragazza quando sparisce nel nulla, se il motivo effettivamente non riesce a capirlo, non c'è. Quindi ci sta che da lì a poco, poco si intende 1 o 2 settimane, potrebbe ricomparire dal nulla e sarà lì, in quel caso, che tu non dovrai cedere e fare come se nulla fosse accaduto, ma torchiarla un pochettino e quindi ponendoti come quello che le sta dando un'altra possibilità, perché è buono e gentile, quindi prenderti le redini del potere, se così vogliamo, a meno di fantasmagoriche piroette, carpiati, per darti una spiegazione che sia quantomeno plausibile. In quel caso magari ok e andiamo avanti, ma chissà. E la ragazza torna quando tu non ti sei dimostrato insistente, non hai continuato a scrivere cose dopo l'ultimo messaggio che lei non ha più risposto o dal quale non è più ripartita. Se avessi fatto il contrario, ovvero cominciato a scriverle in maniera ossessiva, lei sicuramente si sarebbe allontanata, anche se avesse voluto tornare magari col senno di poi, perché ha detto: ah, ecco, si è rivelato, è uno fatto così, maschio medio, classico, me ne vado. Invece, al netto di tutto quello che ho detto, ovvero la ragazza è sparita dopo una chat perfetta. Cosa fare? Ancora niente, assolutamente niente. Prendere atto che è successo, sapere che poteva accadere, perché c'è sempre una possibilità che le cose vadano completamente in vacca senza alcun motivo, non cercare una spiegazione, non avvelenarti il sangue, cancellare la chat e ripartire da zero. That's it. A tra parentesi, queste cose le possono fare anche i ragazzi, quindi spariscono nel nulla anche loro. Ci tengo a puntualizzarlo. Questo è quanto, io vi ricordo come sempre che sono disponibile per consulenze private a pagamento perché avesse voglia di approfondire i temi che tratto sul canale o perché avesse una situazione particolarmente complessa da sbrogliare. Per saperne di più, link in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video.